Siamo nello stand di MSI al Cebit 2011 e vi diamo un'anteprima di quelle che saranno le novità che verranno annunciate nella conferenza stampa fra un paio d'ore. Innanzitutto c'è il WindPad 100A, il tablet basato su sistema operativo Android con piattaforma Nvidia Tegra 2. Sulla cornice, poco sopra i pulsanti a sfioramento tipici di Android, dei tablet Android, notiamo un trackpad che fa le veci del touchpad. C'è poi il WindPad 100W che gli utenti italiani già conoscono perché viene distribuito già in Italia e accanto a lui il WindPad 110W, il suo gemello con processore AMD Brazos C50 e quindi con piattaforma AMD Fusion. Adesso passiamo in rassegna un po' di prototipi che come sempre MSI presenta alle fiere. C'è un nuovo design dei tablet, ma soprattutto c'è una nuova stand che funge anche da maniglia per il trasporto. E c'è poi la riproposizione di quello che è un concept che era stato già presentato da MSI al CES dell'anno scorso, un tablet dual screen con due schermi capacitivi e piattaforma Intel. C'è anche un'altra riproposizione proprio recente del CES 2011, un tablet con proiettore incorporato, col dorso che funge anche da base d'appoggio. E ci sono poi alcuni notebook, come questo bellissimo MSI X460, con poggiapolsi e cover in alluminio e una lunghissima autonomia. E c'è poi ovviamente immancabile una Game Station come questo GT780R.